Moto e Moto, a 100 metri dall'uscita tangenziale Barcaturo. Rima Yamaha a Napoli, via Arenaccia 5965 e a Piazza Nazionale, con il service Yamaha. Veneroso Gomme Moto, è a Napoli, in via Piedigrotta 2122. BMC Moto Store, via Ferrante Imparato, nel complesso Napoli Est. Prima, via Orazio 73. Ed eccoci, Spike Day, da Moto e Moto a Varcaturo. Avevamo promesso che eravamo presenti a questo evento, e presente è anche direttamente dal Moto Mondiale il nostro Michele Pirro. Ciao Michele. Ciao, ciao a tutti. Allora, innanzitutto, a nome di Moto e Moto, ti ringrazio veramente per essere venuto qui ad uno di tanti eventi che si organizza qui da Moto e Moto, per cercare di, come ti dicevo prima nel fuori onda, di creare una serie di eventi per più che altro aggregare motociclisti di ogni specie. Oggi abbiamo visto qua ragazzi con moto stradali, no? Moto da turismo, perché noi pensiamo che gli eventi sono importanti per creare gruppo e per far sì che i motociclisti vivano la passione nel modo giusto. Penso che anche in Puglia fosse, magari, ricordiamo che tu sei di Bari, della provincia di Bari. No, di Foggia. Provincia di Foggia, San Giovanni Rotondo. Ecco, scusa, sono un po' ignorante con le province. Insomma, grazie, perché penso che poi un pilota rappresenti poi insomma, il culmine di giornate come questa. Sì, innanzitutto è una bella realtà quella di Moto e Moto, perché è un bellissimo negozio, c'ha tantissima roba, quindi credo che uno possa venire qua e avere una vasta scelta di prodotto, e quindi credo che sia una bellissima realtà. Le iniziative qui nella zona dovrebbero essere di più per far sì che ci siano sempre più eventi, e oggi mi fa molto piacere essere qua. Tra l'altro io sono del sud, anche se non sono, diciamo, campano, però sono pugliese, vicini. Ormai siamo vicini, quindi un connubio, Michele Pirro, Spike, che nel 2012 spero ti porterà tanta fortuna. Il capo c'è, perché comunque la Spike insomma, a me è famosa per prodotti di una certa innovazione tecnologica. Tu come ti trovi con Spike? Ma innanzitutto, vabbè, è storia Spike, quindi il marchio Spike, io sono tanti anni che sono con loro, mi sono sempre trovato benissimo, si cerca ogni anno di migliorare la sicurezza perché è alla base di tutto, e devo dire che ogni anno ci riusciamo sempre di più, e questa esperienza fatta in pista poi viene portata sul prodotto che viene venduto nei negozi, quindi credo che anche i motociclisti per strada riescono a usufruire della nostra esperienza e dei nostri collaudi, e questa è una cosa positiva. Senti, al di là della fortissima emozione credo che si possa provare nel partire in una griglia di partenza così importante, no? Insomma, non sta a me dire che correre insieme a Valentino Rossi, Stoner, Lorenzo e tutti gli altri canissi piloti che ci sono in questo momento in MotoGP deve essere un'emozione fortissima. Pensi di poter rubare qualcosa a questi che stanno lì davanti? Più che altro adesso non so quali potrebbero essere gli elementi, non dico lo stile di guida perché ovviamente il tuo ce l'hai e va bene così, però quanto pensi che si possa scoprire o vedere a correre nel correre insieme a questi piloti? Bah, credo che da loro si può solo che imparare, perché comunque la MotoGP è ricca di campioni del mondo. Io ho vinto un campionato europeo, ho vinto 3 titoli italiani, non ho vinto ancora un mondiale, quindi dovrò imparare sicuramente, perché alla fine devi andare più forte possibile, quindi qualsiasi cosa devi cercare da quelli che vanno, devi cercare di guardare da quelli che vanno di più e magari rubargli qualcosina. Però sai, siamo a un livello che comunque non è facile migliorarsi. Cioè, i piloti lì sono tutti forti, quindi la strada è bella tosta. Non sarà facile, però spero di avere almeno l'occasione per un anno di potermi mettere in evidenza, poter confrontarmi con loro. No, vedrai che sicuramente andrà così, perché non sta a me dirlo, hai sicuramente un gran manico. Io ti ringrazio, ti lascio ai ragazzi in Moto e Moto e magari ti aspettiamo ancora qui in Campania, ok? Dai, volentieri, un saluto a tutti gli amici della Campania, fate il tifo per me, che sono pugliese, ma viva il sud e viva i terroni. Ciao.